È arrivato il momento di cucinare. Eccoci qua. Eccoci, buongiorno, il nostro buongiorno. Raffaele Lenti. Raffaele, allora oggi andiamo a fare cosa? Il rollè. Rollè di vitello. E parte la musica. Rollè. Rollè. Non lo so che musica, però partiamo subito dal taglio della carne. Sì. Che ti mostro io come si fa. Allora faccio la prima incisione sulla parte alta della carne. Poi mi giro il pezzo comodamente, non faccio altro che continuare ad incidere. In questo modo qui aprendo una sorta di girella per poter creare una bella fetta grande, okay, che poi andremo in un certo senso a farcire. Guarda là, guarda, vedete come l'ha tagliata bene. Certo. Ecco qui. Ah, è come se l'avessi quasi totalmente aperta. Aperta, sì. Poi nelle parti più spesse di questo taglio, tipo qui, vedi che è un po' più spessa, sì, facciamo delle incisioni così, in modo che la carne si appiattisce leggermente, e se non dovesse bastare addirittura potremmo usare un batticarne per ricavarne abbassare uno spessore. Un pochettino, e quindi diminuisce anche lo spessore. Diminuisce anche lo spessore. Io a te ti faccio lavorare comodo, già sì, te l'ho aperta, cioè qui sul tagliere, così la farciamo in parallelo. Lo sai che quasi quasi però l'avrei fatto pure io? Allora, intanto facciamo una qui cosa, vi faccio vedere gli ingredienti. Il rollè di vitello farcito. Abbiamo girello di vitello 1 kg, carota lessa, fette di speck. Adesso devo fare pure la visita degli occhi oculistica perché non ci leggo più, è troppo lontano, va, passa l'età, leggi tu perché io non ci arrivo fino là, Raffaele. Allora, girello di vitello, carota lessa, fettine di speck, spinaci lessati e strizzati, funghi, champignon, e una frittata di 2 uova, parmigiano grattugiato, sale e pepe quanto basta. Allora, okay, Massimiliano, che cosa facciamo? Metto subito... Tu sei pronto? Sì, sono pronto, vai. Allora, il pezzo 2 è lì, hai tutti gli ingredienti pari ai miei. Ok. Quindi lavoriamo veramente in parallelo. Allora, sale. Sale. Tu vai, io copio. Pepe nero. Chiaramente la stratificazione dei rollè deve avere una certa, come dire... Pepe è abbastanza, è vero, sì. Pepe ci deve stare, sì. Sì, perché altrimenti... Quindi bisogna, dicevo, la stratificazione deve essere fatta in un modo che si possa tenere alla girella. Quindi una volta fatto questo lavoro qui andiamo subito con lo speck. Ok. E la possiamo mettere di così o di così a seconda del pezzo di carne e come ci sta un po' più comodo. Diciamo che non è proprio un piatto leggerissimo questo. Eh no, ma diciamo che questo... Però una volta si fa. Il piatto della domenica. È il piatto bravissimo, è il piatto della poi, domenica. Poi, dopodiché, frittata. Frittata. Allora, se ci dovesse sentire qui il nostro dottor Mariani, direbbe che state facendo tutte proteine diverse, di animali diversi anche. Poi magari glielo facciamo assaggiare, così cambierei. Quindi, dopo la frittata, spinaci. Spinaci. Li sgretoliamo, li apriamo sostanzialmente così perché noi dobbiamo creare una bella stratificazione e si mostri pure un bel taglio dopo che l'abbiamo cotto, no? Ok. E ci sia un bel gioco di colori. Il segreto comunque è tagliare bene anche la carne perché più la tagliamo, cioè più è fina, ovvio, forse secondo me, sì, sì, e sì, più si riesce anche a mangiare e a sentire bene poi, i sapori. Poi dopodiché funghi, sì. Anzi guarda, prima dei funghi prendiamo il formaggio grattugiato che lo hai lì, okay, in modo che ci fa un po' da collante. Questo è quello che ti dicevo prima, che bisogna studiarsi la stratificazione. Io ho messo speck e frittata alla base e danno forza alla girella in modo che durante il taglio non si perde del tutto. Ok, poi funghi, mettiamo un po' di funghi. Così. Ok. Chiaramente tutti gli ingredienti che mettiamo all'interno della carne non devono essere troppo umidi perché sennò poi ne rovinano la compattezza della carne stessa. Poi mettiamo qualche bastoncino di carota. Cioè praticamente sto mettendo tutto quello che ho in frigorifero. Cioè apro il frigorifero, qualsiasi cosa ho, poi andiamo a inserire all'interno del rollè, ecco qua. Le carote ci danno questo bel colore arancione e noteremo poi così, al taglio. Così diciamo abbiamo mangiato anche un po' di verdura. Allora, ora che cosa facciamo? Facciamo una sorta di girella. In questo modo qui bisogna rotolare e stringere, rotolare e stringere, rotolare. Ma posso farlo anche da destra a sinistra oppure da sotto sopra? No, la parte più lunga in genere si arrotola perché se arrotoli la parte più cotta ti esce un po' troppo alto e hai problemi durante la cottura. Ok. Stringi, 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 stringi. Dai, per essere il primo è perfetto, va bene così? Ecco, fatto. Ora che cosa facciamo? Massi, c'hai pure tu lo spago al lato? Sì. Eccolo qui. Sì. Ok. Eccolo. Allora, io passo il filo sotto per la parte che non è aperta, quindi da dietro così, esattamente. Sì. Ok. Lo porto da questo lato qui e faccio una sorta di nodo, come se fosse un cappio scorrevole. No? Ok. Ecco qui. E stringo. E stringiamo.
e questo serve a delimitare le estremità della carne. Ecco qui. In modo che la carne si tiene la forma per la sua lunghezza, no? Che non va oltre. Poi dopo è molto semplice. Beh, abbiamo fatto qualcosa di diverso, però va bene, dai. Allora, dopodiché fermo con un dito qui e vado sotto e stringo. Fermo con un dito qui, vado sotto e stringo. Fermo con un dito qui e stringo. Sostanzialmente il dito ci dà l'appoggio per poter stringere e gestire bene la carne. Questo è uno dei sistemi più facili da usare per arrotolare qualsiasi tipo di arrosto, anche se l'arrosto non è farcito ma gli si vuole dare una bella forma. Fatto questo, vado a tagliare lo spago. Ok. Adesso mi sto impegnando a farlo, eh. Ok. Devo dirti che niente male. Ok. E poi facciamo un altro nudo e lo fermiamo. Ok, lo mettiamo qui. Alla fine hai fatto anche per caso diciamo l'addizione di tutti gli ingredienti, hai visto quanto ci costa questo piatto, più o meno? Guarda, questo è un piatto che comunque per ogni porzione ha un costo all'incirca di un euro. Poi dipende da cosa ci si mette dentro e varia molto. Poi, fatta questa operazione, per andare in cottura, che cosa faccio? Gli metto un po' di farina. Okay. Così. Una lieve spolverata. E la farina a che cosa serve? Serve semplicemente a donare questa viscosità all'esterno della carne, dove ci si aggrappa molto bene la salsa. È nota e dona una consistenza diversa rispetto alla carne dopo che l'abbiamo tagliata. Allora, ci siamo. Siccome io ho già preparato il soffritto di sedano, carote, cipolla, rosmarino ed alloro. Comunque non è venuto male, scusate, guardatelo. C'è qualcuno che ha scritto... Beh, me lo puoi dare per favore? Mi dai una... Scusa, scusate se passo davanti. Dammi un attimo, guardate qua. Allora, mi scrivono... Ci sono piatti che ti vengono meglio. Grazie. Questo è Giovanni, Ma non è malvagio però, anche perché è la prima volta che l'ho fatto. Assolutamente, cioè, io direi che come prima volta è andata più che bene. Allora, quindi volta... lo mettiamo poi lì per quanto tempo? Questo si deve rosolare su tutti i lati e poi lo sfumiamo. Ecco, ma quando dici che va rosolato su tutti i lati però, che significa? Che poi ogni significa tanto lo devi andare a girare? Si è rosolato da un lato, magari con l'aiuto di pinze e forchettoni per evitare di bruciarsi, si gira la carne così e la si fa... Okay. Rosolare, poi si sfuma col vino bianco, okay. Lo si lascia evaporare, una volta evaporato il vino aggiungiamo un po' di acqua, mettiamo il coperchio sopra e lo lasciamo cuocere un pezzo di carne di questa dimensione per un'ora circa. Un'ora? A fiamma bassa e di tanto in tanto aggiungiamo l'acqua che serve. Noi abbiamo aspettato l'ora. È passata l'ora. Eccolo qua. Prendiamo il nostro pezzo, eccolo qui, e andiamo al taglio. Allora, al taglio, facciamo che usiamo questo piatto qui e quindi... Allora, innanzitutto il pezzo di carne, per poterlo tagliare bene non deve essere troppo caldo perché altrimenti la carne si spacca, quindi la cosa utile sarebbe... Come facciamo a vedere se la cottura è buona? È un fattore di consistenza, provo a sentirlo. Ok, se è così, perfetto. Cioè, okay. La carne solitamente quando è cotta tende... a solidificarsi rispetto a quando è cruda, è un po' più morbida. Le fette devono essere fette da circa un centimetro. E anche oggi, avete visto, in 7 minuti siamo riusciti a fare il nostro piatto. Quindi, rollè pronto, ecco qua. Direi un applauso al nostro Raffaele Lenti, lo possiamo fare. Grazie, comunque cucineremo anche il nostro, cucinerò anche il mio e vediamo poi come verrà, perché comunque secondo me anche il mio non è male. Poi andate, salsa qualche cosa? Questo è tutto il fondo della carne semplicemente frullato. Non si butta via niente. Nulla. Grazie Raffaele. Grazie. Adesso c'è solo il momento di assaggiarlo. A te Daniela.